tutte, grazie dell'invito a Fano. E dunque, volevo dirvi due cose un po' introduttive, no? È l'inizio della mattina. Una è questa, è un flash del mio viaggio in treno a Roma a Fano di ieri pomeriggio. E avevo preso dei giornali e il treno era pieno, quindi i tre posti vicini a me e i quattro posti di fianco, quindi io controllavo otto posti, otto visi, erano tutti pieni. Io leggevo i giornali, a un certo punto ho aperto uno di questi giornali e c'era un titolo, grazie al Cubitali, che diceva, sembrava veramente propedeutico al convegno, chi legge libri è più felice. E tra l'altro un giornale di grande formato, quindi un titolo grande che anche qualcuno degli altri vicini a me ha visto, e in quel momento mi sono accorto che tutti avevano in mano un telefonino. C'era chi ascoltava musica, chi era collegato non so con quale mondo, chi scriveva, tutti, nessuno leggeva libri. E una donna mi ha guardato, cioè ha avuto un lampo. In quel momento mi sono accorto che la mia sembrava una provocazione, no? Cioè io stavo dicendo a chi stava intorno a me, chi legge libri è più felice, no? Ho avuto questo flash, no? Mi sono accorto in quel momento che nessuno leggeva libri, in quegli otto, e che tutti avevano il telefonino. Ma la domanda la faccio a voi, magari ne discutiamo alla fine, è proprio così? Si trattava non di uno slogan di pubblicità, ma di un'indagine, poi ho letto tutto l'articolo, un'indagine commissionata all'università da un editore che dimostrava con 1100, un campione statistico di 1100 persone consultate, che chi legge libri è più felice. Ma è così? Voi cosa ne pensate? È veramente così? E quindi chi non legge libri è meno felice? E quindi l'Italia, che è un paese che legge poco, è un paese infelice? Domande, casomai ci torniamo. E la seconda cosa che volevo dirvi è che nella cartellina dovrebbe esserci il programma di un convegno che io avevo inviato, ed è un convegno che in qualche modo ha dei temi e dei punti che si collegano ai temi di questi incontri di oggi. È intitolato Costruttori di Ponti. E sono due giornate, il 27 e 28 novembre, in un luogo che sicuramente, difficilmente qualcuno di voi conoscerà, che si chiama Gattatico, è un paese, c'è sempre qualche eccezione che conosce. Gattatico è un paesino vicino a Reggio Emilia, che è il paese natale dei fratelli Cervi. E lì c'è la casa museo, un archivio, un luogo bellissimo, no? Io non immaginavo, l'ho visto per la prima volta quest'estate, perché poi non è semplicemente il museo che ricorda i fatti, ma è proiettato nell'oggi, nel futuro. E lì si fa questo convegno che è volutamente intitolato Costruttori di Ponti, in un tempo in cui si costruiscono fili spinati, muri, in uno scenario drammatico che conosciamo. Quindi ve lo dico perché le iscrizioni scadono il 16 novembre, tra poco. Questa è la mia in introduzione. Il tema che mi è stato assegnato, io obbedisco ai compiti, è un titolo che mi è stato dato, è questo, è Lettura, disuguaglianza sociale, contesti multiculturali. È un titolo lungo, mi è stato dato, come anche una domanda, che è questa: in Italia si legge poco, ma c'è molta illegalità. Si legge poco, ma c'è molta illegalità. C'è un nesso tra questi due dati? C'è molta illegalità perché si legge poco? O viceversa, no? C'è un nesso? Anche questa è una domanda che non ha delle facili, secondo me, delle facili risposte. Sarebbe facile dire sì, certo, c'è molta illegalità perché si legge poco, ma non è così automatico, e su questo faccio qualche osservazione. Quindi dico alcune cose su questa domanda che mi è stata proposta dagli organizzatori. E nella seconda parte della mia comunicazione vi propongo qualche idea didattica sull'uso dei libri. Io mi occupo al Ministero dell'Istruzione di integrazione degli alunni e degli studenti con cittadinanza non italiana, e quindi utilizzo in parte questa mia esperienza
sono nel palazzo, come si dice, è un punto di osservazione interessante. Però ho fatto il maestro per 20 anni e quindi pesco anche in quest'altra mia esperienza. Allora, la domanda. Vi propongo questo schema. Si legge poco, ma c'è tanta illegalità in Italia. Allora, io metto a confronto questi due paesi. Il paese che non legge, l'Italia, e il paese con tanta illegalità, sempre l'Italia. Allora, prima osservazione, le due mappe non coincidono, le due geografie non coincidono esattamente, quindi non c'è un automatismo. Perché in Italia si legge poco, pochissimo, a sud Italia, e si legge abbastanza, anzi molto, in alcuni luoghi del nord. Il Trentino Alto Adige, ad esempio, è in cima alle classifiche di lettura, no? Quasi come altri paesi europei. Quindi c'è una suddivisione netta, con un'eccezione però che io ancora non ho capito. Chiedo una consulenza anche a Silvana, che va spesso in Sardegna, perché il sud ha degli indici di lettura molto bassi, tranne la Sardegna. La Sardegna non è sud, no, è sud. Cioè, la Sardegna non è sud. Che qui comincia un dibattito. No, proprio in termini di geografia, la Sardegna non è sud. Esatto, in termini di paralleli. I paralleli non è sud. Esatto, ma viene collocata al sud, no? Nei PON, in tutti i programmi europei, quando vengono dati finanziamenti al sud, anche alla Sardegna. Ma c'è una cosa che non capisco bene. Ed è questo, perché a volte bisogna stare attenti alle statistiche, ho imparato questo, perché le statistiche sono ingannevoli, siccome sono fatte di dati, si ammantano di scientificità, uno vede dei dati, delle tabelle, dice beh, allora è tutta così, no? No, non è detto che le tabelle, i grafici, i dati, i numeri siano segnali di oggettività, dipende dalle domande, dipende da come sono state fatte, dal contesto, no? Allora, ci sono due dati in contraddizione sulla Sardegna, Silvana, ti chiedo un aiuto, e sono questi. È una regione che legge più di tutte le altre del sud, perché? Ed è una regione nella quale c'è un alto, altissimo indice di dispersione scolastica, quindi studenti che non vanno più a scuola, che escono, la famosa dispersione scolastica. Ma allora le due cose sono in contraddizione. Se in Sardegna si legge, perché questo non ha delle conseguenze anche? È una cosa che anch'io non ho ancora ben capito. Sul fatto che in Sardegna si legge molto, invece forse è più facile capire perché. Silvana? C'è proprio... Secondo me... Allora, intanto non sono sarda, ma non venire. Insomma, intanto mi parlo della Sardegna. Però vado in Sardegna frequentemente. Allora, io do un pezzetto di spiegazione, che è questo. È che c'è stata una buona politica di promozione della lettura a livello regionale, perché avevo conosciuto anni fa la coordinatrice delle biblioteche nuove, belle, no? Allora, questa è l'aspetto appunto importantissimo delle biblioteche, cioè una grandissima... No, mi sentite lo stesso, è vero? Anche perché se vi avvicinate, questo lo dico, proprio per un problema prossemico di relazione, se venite più vicino noi siamo più felici. Allora, rete di biblioteche, per cui un grandissimo lavoro dal punto di vista regionale, dal punto di vista provinciale, e un significato di rete reale, non semplicemente dichiarato sulla carta, per cui una collaborazione tra le realtà che appunto le biblioteche dentro alle scuole, la biblioteca pubblica dentro alla scuola, per cui una... nella dimensione del sentirsi isolani, per cui nella dimensione dell'isola e dell'isolamento, questa dimensione invece di rete ha fatto circolare su tutto il territorio della Sardegna i libri. Poi una presenza di librerie che si sono messe in rete, di scrittori che si sono messi in rete, per cui una dimensione di un progetto che sul territorio della Sardegna ha, non ti voglio portare via, partorito due festival importanti, ma normalmente non parlerei dei festival, perché nella mia esperienza poco riportano dal punto di vista invece della quotidianità della lettura nella dimensione del dopo. In questo caso non è così. Il festival di Gavoi, in una dimensione appunto di assoluta straordinarietà, in una dimensione del quasi niente della Barbagia,
e invece è un festival che, oltre a portare nomi importanti, mobilita dalle 700 alle 900 persone che vanno in più a un lavoro precedente fatto con le scuole di ogni ordine grado. Il Festival di Tutte Storie a Cagliari, che parte da una libreria per ragazzi, ha lo stesso discorso: tutto l'anno lavorano con le scuole. Non sono di per sé quegli elementi che ci possono dire che è la ragione per la quale leggono, però sono degli elementi, e ribadisco la rete, perché in realtà noi siamo qui perché c'è una rete che ha messo insieme delle persone, i risultati appunto dal punto di vista dell'indice nelle statistiche di lettura è questo. L'altra riflessione sulla dispersione scolastica va sempre cercata nella dimensione della territorialità e della dislocazione, delle dislocazioni scolastiche, ma questo è un altro pezzo. Grazie. Faccio senza microfono anche io. Rispondo. Il microfono in mano. La seconda osservazione che faccio invece sul confronto tra questi due paesi, no? Il paese che non legge e il paese dell'illegalità, è questa. Si danno di solito dei dati di tipo geografico, no? Il nord legge di più, il sud legge di meno, l'eccezione della Sardegna, ma c'è un dato che mi ha colpito e che secondo me è molto importante. È uscita un'indagine, un'altra indagine poche settimane fa, è stata presentata a Francoforte alla Fiera del Libro da parte dell'Associazione Italiana Editori, ed è su che cosa leggono, o meglio su che cosa non leggono, i nostri governanti, la classe dirigente. Perché quando si dice che il nord legge, il sud non legge, ma chi? Di chi stiamo parlando? Di chi stiamo parlando? Questo si dice, pensate a questo dato, il 40% dei vertici, che comprende politici, manager e livelli di vertice dei dirigenti, il 40% non legge un libro all'anno, non aprono un libro in un anno. Quattro politici, quattro governanti su 10. Questo è un dato fondamentale ed è questo che mi colpisce di più anche dal mio osservatorio, che è quello del Ministero dell'Istruzione. Io vedo, questo è uno spicchio di classe dirigente, ma è una classe dirigente importante, chi governa il mondo della scuola, dell'istruzione, le scuole. Io non vedo mai libri, il palazzo di Viale Trastevere è fatto di tanti piani, cioè è un labirinto. E a volte, spesso mi capita che vado in altri uffici, in altri piani, è un luogo senza libri. E poi è accaduto un fatto che la dice lunga sul perché siamo in queste difficili condizioni di lettura. Ed è una discussione che ci accompagna anche noi con Della, con Silvana, da colazione, no? Questo tema che è diventato... Ed è questo. Fino a diversi anni fa al Ministero dell'Istruzione c'era un ufficio dedicato alla promozione della lettura. Addirittura 15 anni fa questo ufficio aveva ricevuto un finanziamento notevole, insomma, giusto, e aveva finanziato tanti progetti di non solo di promozione della lettura, ma di allestimento di biblioteche dentro le scuole, quindi pagava non solo i libri, non solo la formazione, non solo i computer, far nascere biblioteche dentro le scuole. E questo 15 anni fa c'era il ministro Tullio De Mauro. Poi successivamente l'ufficio comunque è rimasto, come può non esserci un ufficio tra i tantissimi che si occupa di questo aspetto? Bene, non c'è più nessuno, non c'è più neanche un telefono. Se qualcuno chiama e chiede ma che cosa si sta facendo per la lettura, non si sa dove finisce la richiesta. Ed è accaduta una cosa che è meritevole di un dibattito, infatti noi ne stiamo discutendo continuamente. Ed è questo, in questi anni c'è stato uno spostamento, io parlo della classe dirigente perché mi collego a quel dato che vi ho proposto prima, quello è significativo, sul paese che non legge, c'è stato uno spostamento dell'attenzione e degli investimenti e del linguaggio sul tema delle nuove tecnologie, del digitale, ma uno spostamento fortissimo al punto che ha provocato il fatto che ci si è dimenticati
di un ufficio, di una dimensione, di una prospettiva legata al libro e alla lettura. E questo che è sbagliato non è il fatto di essere per il digitale o per o nostalgici del libro, no? Come se fossimo Milan-Inter, no? Chi è per il digitale, chi è per la lettura. No, non è così. Non è così. E il problema è l'equilibrio, cioè è l'equilibrio. Sono d'accordo sul digitale e sulle nuove tecnologie, ma come si fa a cancellare il tema della lettura del libro, al punto che non esiste più nell'organigramma neanche l'ufficio? E questa è la cosa che è veramente sbagliatissima. E questo è dovuto a mancanza di cultura, al fatto che la classe dirigente, lo si evince da quel dato, che non legge, e anche di livello culturale non eccesso, insomma è un eufemismo, al punto che segue le mode. Viene un ministro che parla di digitale, tutti sul digitale. Io mi ricordo ancora qualche anno fa, ero sbalordito perché ho assistito dentro il ministero all'inaugurazione dell'anno scolastico da parte del ministro di quell'anno, siamo nel 2012. Inaugurazione dell'anno scolastico, un momento importantissimo. È un'avventura che inizia per milioni di famiglie, e ci sono dentro i bambini, gli studenti, i genitori, gli insegnanti, i dirigenti scolastici, i nonni, perché i nonni sono una componente importantissima, no? Quindi si apre un'avventura, un anno, che poi per i piccoli è veramente l'inizio di un viaggio nuovo, no? E per i piccolini. Conferenza del ministro che inaugura l'anno scolastico in teleconferenza, quindi seguito un po' da tutta Italia, e ha parlato continuamente di dematerializzazione. Io dicevo, come dematerializzazione? Sta iniziando l'anno scolastico? Cioè stava insistendo sul fatto che si passa dal materiale alla dematerializzazione, cioè si porta tutto sul digitale, soprattutto dal punto di vista delle carte, della dimensione amministrativa, no? Ma come si fa? Ma la scuola è fatta di tanti ingredienti, è l'avventura di un anno che è fatta di digitale, ma anche di letture, di sentimenti, di trasmissione tra le generazioni. Come si fa a parlare in questo modo? Ecco, la cosa che mi colpisce è questo passaggio, questa ondata per cui viene data l'indicazione del digitale e tutti saltano sul digitale, ma non c'è equilibrio così, perché quello che io chiedo è un minimo di equilibrio. Nel senso di tenere insieme i due linguaggi, le due culture. No. Vi faccio un esempio che è legato a un mio recente viaggio in Cina, a Pechino. Sono tornato una settimana fa e abbiamo visitato delle scuole, anche con l'obiettivo di collegare scuole italiane che hanno alunni cinesi con la Cina, no? In Cina hanno un ministero che si chiama il Ministero dei Cinesi d'Oltremare. Sono i cinesi che vivono in Italia ma anche in altri paesi, i cinesi d'Oltremare, bello per cui. Abbiamo visto a Pechino una scuola elementare bellissima, al punto che ho avuto dei dubbi, ho chiesto, ma sono tutte così? Cioè, perché il dubbio viene sempre, no? Che ti presentano una scuola d'eccellenza, ma hanno detto che in parte è così nelle grandi città, perché investono molto. E perché? Risposta dei cinesi, gli insegnanti sono importantissimi, la figura dell'insegnante, no? Che è l'unico nella tradizione che può anche non inginocchiarsi, si diceva, davanti all'imperatore, il maestro. No, l'unico. Vabbè. E la cosa che mi ha colpito è che io, vedendo collegato a questa ondata sul digitale a cui io assisto e parlo dei vertici, è ovvio che dopo a cascata tutti seguono le mode, no? Perché è un'ondata. E in questa scuola elementare abbiamo visto un'aula multimediale formidabile, in cui fanno i documentari loro, fanno una cosa veramente, le nuove tecnologie a livello, ma mezz'ora dopo ci hanno portato nell'aula della calligrafia e anch'io seduto nel banco vicino a un bambino cinese copiando da lui ho fatto la mia calligrafia, no, col pennello, tutto in silenzio, col maestro che prima, il maestro uomo, aveva spiegato a tutti noi della delegazione, ai bambini, che cosa si stava facendo, cosa diceva con la calligrafia, no? L'uso del pennello, non so, brevemente. E ho pensato, ecco, cioè ci sono le nuove tecnologie a livelli molto sofisticati e hanno tenuto però, e c'è la calligrafia, c'è la tradizione, c'è la cultura, no? Tenere insieme, mi è sembrato un esempio del tenere insieme, no? Nel nostro tempo
due culture, due tradizioni, due linguaggi, non che allora cancellano l'aula della calligrafia, non si fa più, no? È solo digitale, invece da noi è caduto un po' così. Quindi questa è la cosa che mi colpisce. E vi propongo un altro confronto prima di presentarvi due o tre invece idee più didattiche, più legate alla lettura, ed è un confronto tra un'altra coppia di paesi, legata un po' anche al mio osservatorio. No, prima vi ho detto il paese che non legge è il paese dell'illegalità. A proposito, l'illegalità, appunto, a differenza dei dati sulla lettura, non ha una geografia precisa. Forse una volta si poteva dire che al sud c'era più illegalità, che al sud è iniziata la mafia, ma non è più così. Basta pensare a Mafia Capitale, siamo la capitale d'Italia, e quello che è accaduto a Milano e a Venezia, no? Quindi l'illegalità è trasversale e diffusa negli ultimi tempi, è una geografia diversa, una mappa diversa, no? Mentre quella della lettura ha ancora una connotazione geografica. Un'altra coppia di paesi sono questi, il paese degli italiani, l'Italia, e il paese degli immigrati, perché in Italia c'è un paese, un sottoinsieme del paese Italia, ma lo definisco paese adesso per schema, costituito da 5 milioni e passa di immigrati, anche equilibrato maschi-femmine, mentre all'inizio erano soprattutto maschi. Ci sono più di 800.000 alunni e studenti, figli di immigrati, che iscritti a scuola, più della metà sono nati in Italia, di questi 800.000, no? Questo è un paese. E se applicassimo a questi due paesi un confronto analogo a quello dei due paesi precedenti, cioè come stanno questi due paesi nel confronto sul tema della lettura e della illegalità, quale dei due paesi legge di più? Il paese degli italiani in generale o il paese degli immigrati? Ci sono dei dati? E in quali dei due paesi c'è più illegalità? Nell'Italia, nel paese degli italiani, o nel paese degli immigrati? Allora, da alcune indagini escono queste cose. E cito un'indagine che ho portato, che è stata pubblicata dalla Sinnos, intitolata Così vicine, così lontane, ed è un'indagine campione su donne che fanno le tate, le colf, le straniere, o le badanti nelle nostre case. Un'indagine fatta a Roma, sono pubblicate le interviste, i dati. Da questa indagine tenete conto che c'è quasi 1 milione di donne immigrate che lavorano nelle nostre case, o come badanti o come colf, no? Quasi 1 milione. Quindi un numero molto significativo, è il lavoro dal punto di vista quantitativo più significativo degli immigrati. Questo. E quali sono i loro consumi culturali? Che cosa leggono? Vanno in biblioteca? Andrebbero in biblioteca se ci fosse una biblioteca vicina? Andrebbero in biblioteca se, come mi diceva la bibliotecaria, ci fossero, perché mi diceva per adesso ne abbiamo pochi, in questa biblioteca di Fano, libri in altre lingue, libri bilingui, plurilingui, ci andrebbero di più? E sono usciti questi dati, che questo segmento di immigrati, di donne che lavorano nelle nostre case, leggono più degli italiani, e che c'è un 15%, quelli che noi chiamiamo i lettori forti, no? È un'espressione che usiamo anche, perché anche lì diciamo che l'Italia legge poco, però c'è un segmento di lettori fortissimi che invece legge tanto, ma è una piccola quota. C'è un 15% di queste donne che legge 20 libri all'anno, questo è il dato, no? È un dato significativo, no? E un 16%, sempre su 100, che legge tra 10 e 20 libri all'anno. Queste sono le tate, colf e le badanti. Ma vi cito per parlarvi anche di I dirigenti, il 40% non legge neanche. Esatto, che confronto fulminante, no? Le badanti nelle nostre case e i manager e gli alti vertici, che sono quelli che decidono poi se investire o no sul digitale o sulle biblioteche. Questi dati sono stati divulgati sui giornali, al telegiornale? Questi ultimi? No, il confronto tra i due paesi? Sì.
Sì, un pochino, ma un po'. Magari nel senso da oggi ci sarà un bilancio di questa notizia. Però per non proporvi solo dei dati, vi cito, naturalmente sono usciti anche altri aspetti che sono collegati, no? 10-20 libri l'anno, ma è uscito anche il fatto, interessantissimo questo, che questo segmento di donne usa di più, non solo legge di più, ma questo sarebbe veramente da presentare alle classi dirigenti, dicendo avete visto, ma usa di più degli italiani le nuove tecnologie, perché hanno bisogno di collegarsi, no? Con le proprie famiglie, con i bambini che sono rimasti là, ci sono delle scene strazianti a volte nell'internet point di donne che si collegano e parlano col proprio figlio piccolo che è rimasto nel paese, nelle Filippine, no? Quindi usano di più le nuove tecnologie, ma leggono di più e conoscono più lingue, altra dimensione, quindi sono poliglotte, si muovono tra più lingue. Una domanda che abbiamo fatto in questa indagine è stata anche quali libri si sono portati in valigia. Quindi libri portati da, no? Non trovati qui, ma portati da, quindi interessantissimo. Però per non parlarvi solo in astratto, in generale vi cito un caso di una donna, di una giovane badante moldava, che viveva quasi nella famiglia di un anziano, no? Perché seguiva questo anziano, la quale in queste interviste, che sono interviste non telefoniche, sono interviste fatte sono di meno ovviamente, ma sono colloqui, è un'altra cosa, è parlare con una persona e chiedere ma che libri ti sei portata, ma cosa stai leggendo, ma cosa ti piacerebbe, che non al telefono. Comunque c'è questa giovane donna moldava che descrive con accenti entusiastici la libreria, la biblioteca della casa in cui lavora, che non è sua, è quella dei padroni di casa, no? La descrive, dice c'è la Divina Commedia, come dice, c'è stata quella di Dorè con delle illustrazioni bellissime, c'è un libro sulle Alpi, sulle Dolomiti, descrive diversi di questi libri, no? E lei dice che ogni tanto negli intervalli di tempo, negli interstizi del suo lavoro, no? E prende da questa biblioteca bellissima del padrone di casa, ma a un certo punto ha un ostacolo, c'è lei che vuole leggere e dice che ha preso in mano dei libri ma non ci capisce niente, invece gli altri li capiva, legge in italiano, no? E allora si rivolge alla figlia del padrone di casa e dice ma io non ci capisco niente, eppure questo è famoso perché anche in televisione ne parlano. Stava tentando di leggere i libri di Camilleri, che sono in siciliano, e aggiunge anche, ma è un dettaglio bellissimo, che ha tentato di leggerlo anche usando il suo dizionarietto, che si porta sempre con sé, italiano rumeno, che è la Moldavia, la lingua è rumena. Quindi immaginate questa figura, no, di una badante, che ha il suo dizionarietto, il dizionario, che è il libro eccezionale, no? E tenta di leggere anche Camilleri, cioè non solo l'italiano, che è una cultura altra dalla sua, l'Italia, la Divina Commedia è l'Italia, e anche le Dolomiti, cerca di leggere un dialetto, perché è dialetto, non siciliano, a differenza del sardo, che è una lingua. È sardo. E quindi è un episodio bellissimo anche di questa. Questa è una lettrice forte, no? Che ha il dizionarietto in tasca, che cerca di leggere perfino Camilleri, che è entusiasta della biblioteca della padrona di casa. Naturalmente la figlia le ha detto: sei matta, ma questo è in siciliano, non puoi. Tu non puoi leggere in siciliano. Tra l'altro è uscito anche un dizionarietto apposta per i libri di Camilleri in italiano, l'avete visto? In italiano e in siciliano, proprio per i lettori di Camilleri c'è il dizionarietto. Un altro, volevo citarvi anche questo aneddoto, lo prendo sempre dal mio viaggio, non per dirvi, del viaggio in Cina nel quale tra l'altro sono anche stato male, nel senso,
io non devo andare fino a Cuneo, non in Cuneo, cioè il viaggio troppo lungo, il cambio di fuso, il cibo, però, ho visto, però ci sono degli episodi illuminati. Uno è questo, perché è veramente sul tema della legalità, del confronto tra noi e gli altri, no? Un po' come parlare di cosa leggono queste donne. Nella nostra delegazione, che era una delegazione italiana, eterogenea, due persone del ministero, io uno dei due, io e il mio direttore, e poi due docenti dell'università, no, per la lingua, che insegnano, alcuni presidi, e due insegnanti, due persone di associazione, una studentessa, quindi un gruppo molto eterogeneo, e c'era un unico, proprio in delegazione, un unico cinese, a parte l'autista della navetta, eccetera, eccetera, la guida, proprio un cinese che vive in Italia, no? Che è un mediatore culturale tra l'Italia e questo ministero dei cinesi d'oltremare, no? Quindi una figura, abita a Firenze. E una mattina si commentava, perché veramente diventa quasi inevitabile il confronto noi e loro, no? E con l'accoglienza che ci hanno fatto a livelli, naturalmente tutta la delegazione era per i cinesi, cioè in confronto a noi, parlavamo malissimo dell'Italia, insomma. E ecco, loro sono più educati, più rispettosi, più disciplinati, e confermo anche, e più puntuali, è uscito questa cosa, loro sono puntuali, invece in Italia anche questa cosa, e non alzano la voce. Sono commenti che uscivano dalla delegazione, insomma usciva un quadro di con questi tratti. Ah, c'era anche una psicanalista che lavora in Cina, che fa dei rivieni italiana, e lei ha detto, ha fatto un'osservazione interessantissima, ha detto sì, sono meno aggressivi, ecco, questo è il tema, sono meno aggressivi, ecco perché non alzano la voce, non fanno schiamazzi, ma poi magari la pagano in altri modi, no? Questo tenere la rabbia, no? Questo essere tenuti, no? Beh, questo è lo sguardo della psicanalista. E c'era questo cinese che si chiama Pan Shili di Firenze, no? Che era il nostro trade union, e siamo andati lungo la via che va alla muraglia cinese, siamo andati a pranzo, e poi contiguo al luogo del pranzo c'era un grande centro commerciale, ed essendo sulla via che va alla muraglia cinese era pieno di oggetti, di souvenir, no? A un certo punto lui, e io ho assistito alla scena, questo Pan Shili, rappresentante dei cinesi che non urlano, che sono puntuali, che non sono aggressivi, ha fatto un litigio a un banco con delle ragazze cinesi, e io non capivo niente ovviamente perché stava litigando, no? Poi siamo tornati tutti sulla navetta e mancava lui, che era ancora là che litigava. E allora ridevamo, perché avevamo detto la mattina che loro sono puntuali e noi siamo già pronti, chiamatelo, perché poi non alzano la voce, non sono aggressivi, e più di uno tra noi aveva visto che urlava, no? Quindi sapete qual è, e non sapevamo il motivo, ma dopo l'abbiamo saputo, sapete qual era il motivo? Il motivo è che non volevano fargli lo scontrino fiscale. Quindi stava combattendo, a nome anche nostro, per avere un minimo di legalità, no? Non gli stavano facendo lo scontrino fiscale, quindi lui voleva lo scontrino fiscale. Voleva le cose giuste, voleva una cosa legale, quindi per dirvi niente, chiusa la parentesi di questo aneddoto e di questo confronto tra questi due paesi. E volevo, negli ultimi 5 minuti, immagino, no? Non mi avete dato i tempi. Va bene. No, passo un po' alla seconda parte della mia comunicazione, che è ridotta e più di tipo didattico, e pesco anche, come vi ho detto, dalla mia esperienza di maestro, no? Quindi in classi, anche negli ultimi anni in classi multiculturali. E vi propongo questo tema proprio come pista, anche perché ho visto che chi l'ha proposto, nella bibliografia della Biblioteca della Legalità, ho visto che c'è una fiaba, non le fiabe, ma una fiaba ben precisa, che è i vestiti nuovi dell'imperatore. Chi l'ha proposta? Non si sa, perché è un'opera che domanda, è un'opera collettiva. È un'opera collettiva. No, ma infatti non importa neanche. È che mi suggeriva l'idea che
che lo sguardo della legalità, della giustizia, del diritto può essere applicato un po' a tutto, no? Uno sguardo molto ampio, no? È una specie di tema a cerchi concentrici, no? Si può affrontare il tema direttamente con un libro che direttamente parla, come ce ne sono, di giustizia o di mafia o dei giudici del nostro tempo, ma anche in senso così lato che perfino una fiaba di Andersen può essere usata come... Allora mi chiedevo se il tema delle fiabe, partendo da questa, poteva essere una pista, no? Con i bambini più piccoli, leggere certe fiabe con l'occhio della giustizia o della legalità. E mi è venuta in mente una fiaba che piaceva molto ai miei alunni e che è intitolata Il paese dove non si muore mai, che è di Italo Calvino, è nella raccolta di fiabe di Italo Calvino, e c'è questo personaggio, questo giovane che cerca il paese dove non si muore mai, e ogni tanto nel suo viaggio incontra un vecchio che gli dice: guarda, se stai qui almeno per 100 anni, se mi aiuti a tagliare questo bosco ci vogliono 100 anni. E lui dice: no, 100 anni non mi bastano, io voglio il paese dove non si muore mai. Poi va in un altro posto e un altro vecchio gli dice: qui se spostiamo questa montagna, queste pietre, ci vogliono 200 anni, se ti fermi, no, no. Va più avanti, c'è un posto in cui c'è un uomo che sta guardando un'oca che beve l'acqua di un lago e chiede a quest'uomo: lo sa dov'è il paese dove non si muore mai, no? Quest'uomo con l'oca che sta bevendo. E quello gli dice: se stai qui, quando l'oca ha bevuto tutta l'acqua del lago, passano almeno 300 anni. E lui dice: no. Quindi continua questo viaggio finché trova il paese dove non si muore mai, ma gli dicono lì che il paese è quello, finalmente l'ha trovato. Ma ha una condizione che se vuol tornare indietro nel suo paese dove è nato, non deve mai scendere da cavallo. È perché a lui a un certo punto gli viene una nostalgia di vedere anche lì le contraddizioni delle fiabe, di vedere i suoi parenti, ma se sono già passati secoli, i suoi parenti non dovrebbero più esserci. Comunque lui vuol tornare a vederli, no? A un certo punto dice: io voglio tornare nel mio paese, e d'accordo, però non deve mai scendere da cavallo, no? Torna, fa questo viaggio all'indietro nel suo paese, e lungo la strada incontra un vecchio, un povero vecchio con un carrettino che si è rovesciato, pieno di scarpe vecchie, e che lo chiama, gli chiede aiuto, e lui si ferma il cavallo e scende da cavallo per aiutarlo. E quando gli si è avvicinato, quel vecchietto si gira e gli dice: finalmente ti ho preso, io sono alla morte, tutte queste scarpe le ho consumate a seguirti. E quindi alcuni dei miei alunni dicevano: ma non è giusto, perché siamo in presenza di un gesto da buon samaritano, no? Aiuta una persona in difficoltà, un vecchio in difficoltà, scende, anche qui, cioè, è un grande tema. Perché legalità significa stare alla legge, ubbidire alla legge. Questa è una legge non scritta, qualcuno gli ha detto non devi scendere da cavallo, ma lui disubbidisce alla legge. Disubbidisce, ma disubbidisce facendo un gesto da buon samaritano, sembra San Martino che aiuta. Un suggerimento per leggerla anche con gli adulti, tra gli adulti, grazie. Però volevo solo dirvi di come questa sia una pista utile, no? Perché non si guarda mai alle fiabe, alle storie per bambini anche con questo sguardo. Volevo dirvi soprattutto che è lo sguardo che conta, no? Il modo con cui si entra nei testi, che sia una fiaba, che sia un libro per bambini, no? E ecco, in questo senso. Beh, non è giusto, però me lo ricordo ancora dopo 20 anni. E un altro esempio invece è questo, un personaggio famosissimo, un personaggio del quale sono usciti tanti libri, tra cui anche uno pubblicato da Sinnos, da Della Passarelli, che è il personaggio di Giuffà è famosissimo, è il furbo sciocco siciliano, ma anche arabo, ma anche albanese, no? Personaggio ponte nel Mediterraneo. Ecco, si può leggere anche un personaggio così conosciuto, sul quale ci sono tantissime storie, anche in più lingue, e dal punto di vista nostro, della legalità, della giustizia, e ci sono diversi episodi, diverse storie in cui Giuffà le prese con dei giudici.
e lì però usa la sua dialettica, no? Come fa con il potere, cioè tipo Bertoldo, no? Che con le parole poi se la cava sempre, va dal giudice o va dal cadì. Ma c'è un episodio secondo me molto bello e poco conosciuto in cui Giuffà non va dal giudice, è il giudice, lui è il giudice, è lui il giudice, vanno da lui perché risolva le cose. E ho portato il testo e succede questo, è intitolato proprio Giuffà fa il giudice, no? Che è diverso da quando invece combina qualche guaio e quindi finisce dal giudice, no? E succede questo, che c'è un povero che ha una fame, però non ha soldi, ha solo un soldo per l'acquisto di un pezzo di pane. Allora prende questo pezzo di pane e poi va sotto una salumeria, una macelleria in cui stanno cucinando della carne, e col pezzo di pane accompagna il pezzo di pane con il profumo della carne, no? Cioè, non potendo mangiare la carne, mangia il pane col profumo che annusa da questa bottega. Allora il bottegaio esce e gli dice: adesso me la paghi, me lo paghi questo profumo che hai annusato, ti ho visto. E lui, Giuffà dice che lui, no Giuffà, questo povero, no Giuffà ancora non è entrato in scena, questo povero dice che non ha i soldi, non può pagargli il profumo che ha annusato. Allora il bottegaio con un altro energumeno lo portano dal giudice per farsi dare i soldi, che lui non ha pagato il profumo che ha annusato della carne. Vanno dal giudice e il giudice è Giuffà. E c'è questa frase che dice: fu portato a forza da Giuffà, che nel frattempo era diventato un bravo giudice. Cioè allude quasi a un Giuffà precedente che faceva il Giuffà, faceva lo stupido, ma poi è diventato bravo, è diventato un giudice. Ha studiato giurisprudenza a Padova, c'è scritto in una nota. E ovviamente il padrone della bottega dice a Giuffà, giudice, che non vuole pagargli il profumo della carne che hanno usato. Allora Giuffà dice: ma quanti soldi dovrebbe darti? E il bottega dice: 5 denari. A questa richiesta Giuffà, che fa il giudice, prese dalla sua tasca 5 denari e li buttò sul tavolo. E Giuffà, giudice, prende 5 denari dalla sua tasca, li butta sul tavolo e poi dice, chiede al bottegaio: hai sentito il suono di questi 5 denari? E il bottegaio dice: sì, che li ho sentiti, sicuramente signor giudice, era un piacevolissimo tintinnio. Ma perché mi fate questa domanda? E Giuffà rispose: così come quel povero si è cibato del profumo della tua carne, tu considerati pagato con il suono delle mie monete. E ora puoi andartene. E quindi lo licenzia. Ma non c'è ancora la conclusione, che è il trionfo del Giuffà solidale. E quando il bottegaio se n'è andato, Giuffà invitò il povero a pranzo a casa sua. Il trionfo di Giuffà. E infine volevo dirvi di una storia invece che ci riporta dopo Italo Calvino, le fiabe, l'utilizzo anche di questo linguaggio nei nostri tempi, con una storia meno divertente, però dice molto sull'Italia di oggi, ed è questa. Alla fine dell'anno scolastico scorso, una studentessa, figlia di un immigrato senegalese, bravissima a scuola, andava a scuola con il velo, quindi siamo nel primo anno di un istituto tecnico, Pisa, figlia di immigrati senegalesi, porta il velo, è bravissima a scuola, ma soprattutto in diritto, il suo sogno è diventare avvocato, lo ha detto a casa, lo ha detto a scuola, e riceve delle lettere di minacce, di insulti, che provengono dalla sua stessa scuola. Per queste lettere ci sono delle frasi del tipo: tu non diventerai mai un avvocato. Un'altra frase è: ma si è mai vista una negra che prende 10 in diritto? No, vi dico degli stralci in cui non ci sono insulti, ma ci sono delle frasi molto significative. E anche questa è una storia del nostro tempo che ci parla di legalità, di diritti, di uguaglianza, e
e l'idea che ci siano degli italiani che vogliono impedire il sogno, stiamo parlando del sogno, no? Il sogno di uno studente, di una studentessa, ci apre anche un lato veramente complesso sul nostro tempo. E infine chiudo con una... Avevo segnalato altri personaggi ponte, ma avete capito l'idea di leggere in questo modo, anche non per bambini, no? Anche, per esempio, una pista potrebbe essere quella del... Prendo due libri della bibliografia che sono di cui è autrice una poliziotta di Napoli, Ornella della Libera, e che racconta dei casi di sono dei libri gialli, no? Comunque racconta dei casi della cronaca. E, ecco, pensavo anche questa come una possibile pista, no? I libri gialli che raccontano fatti che accadono e collegandoli a un'altra investigatrice, in questo caso è veramente una poliziotta, Ornella della Libera. E, un'investigatrice che invece forse conoscete, che ha aperto la prima agenzia di investigazione di... in Africa, nel Botswana, la conoscete, la signora Precious, prima agenzia di investigazione in Africa, nel Botswana, gira con una sua collaboratrice, quindi è una coppia di... cosa è l'opposto di Sherlock Holmes, no? Che dice al maschile, è una coppia al femminile che gira con un furgoncino bianco un po' scassato, al fidanzato, dopo marito della detective, è un meccanico. È grande bevitrice di tè, e il tè, come dice il titolo di uno dei libri della serie, è sempre una soluzione, perché lei offre il tè a tutti, questa capacità di conviviale, quindi ottiene informazioni, no? È il dialogo come metodo di investigazione, no? Altro che il Ris di Parma con i... cioè lei il tè, il dialogo e la conversazione. E è uscito da poco, sono già usciti 12 libri con i casi di questa investigatrice, sarebbe bello un confronto Napoli-Botswana sui temi della legalità, e anche se i casi della poliziotta di Napoli sono più drammatici, no? È più, c'è dentro la pedofilia, c'è dentro, mentre quelli che risolve la signora Precio sono più leggeri, furti, di bestiame, situazioni più... E, è uscito da poco un libro che è L'infanzia della signora Precious, cioè come è diventata detective da bambina, ovviamente scoprendo un piccolo furto in classe che era stato attribuito a un compagno di classe non colpevole, e quindi lì è nata la sua vocazione, e si intitola Precious e le scimmie, ed è come è nata da detective la signora Precious da bambina quando andavo a scuola. Ti lo propongo, se posso, per la bibliografia. Siamo felici. E, pubblicato da Guanda, come tutti gli altri libri per adulti, per grandi, ma possono essere letti anche dagli studenti, che invece sono i 12 libri con i casi della signora Precious. E, molto divertente, che lei è grassa, la sua assistente invece è magra, sta gli olio. Cioè. Quando le dicono perché non fai una dieta, no, questa detective, si è mai visto, si sono visti detective, no, imponenti, quando le dicono perché non ti metti a dieta, no, e lei risponde, ma io sono di corporatura tradizionale, rispetto alla cultura, alle tradizioni. E, ecco, concludo con una fiaba che abbiamo usato tante volte con i bambini, ma anche con i grandi, ed è sulla scia proprio dei vestiti nuovi dell'imperatore, quindi uso anch'io Andersen, perché è stata messa la... io non so chi l'ha messa, ma non importa, ma perché è stata messa? Perché c'è dentro il tema della verità, nei vestiti nuovi dell'imperatore, che veramente è veramente un'intuizione giustissima, perché in quella fiaba tutti sanno ma nessuno parla, guardate che è il classico dei fatti anche della mafia, no? Nessuno ha visto, nessuno parla, ma com'è possibile? E nessuno sa, nessuno parla, nessuno ha visto, e invece tutti sanno, tranne un bambino che poi, essendo un bambino, dice la verità, no? Quindi c'è il tema della verità, ma ci sono anche delle fiabe in cui la verità viene manomessa, non che si sa ma non si dice, ma viene manomessa, viene ingigantita, viene deformata, no? Anche questo è un lato della questione, no? E c'è questa fiaba
secondo me bellissima e anche insolita, perché le fiabe di Anderson le conoscete, no? Sono tristi, malinconiche, piccola fiammiferaia, eccetera, c'è tutto un mondo di veramente drammatico, di povertà anche, no? Questa fiaba invece è insolita e Andersen l'ha scritta, ma stavo dicendo apposta, tutte le ha scritte apposta, ma come un'altra idea. Delle altre. Più opposta delle altre. E fa così, siamo in un pollaio, tutte le galline stanno andando a letto insomma, e una a una saltano sul trespolo, solo che ad una gallina mentre salta le cade una piuma, no? Scende una piuma, le cade una piuma, o si toglie una piuma, perché il dubbio viene alla gallina che c'è dopo, ma se le è caduta una piuma o si è tolta apposta una piuma, fatto apposta. Allora la gallina a fianco, avendo questo dubbio, lo dice all'altra gallina a fianco a lei, dice, guarda quella, si è tolta una piuma, l'altra lo dice all'altra ancora, quella gallina si è tolta due piume, l'altra lo dice all'altra, quella si è tolta quattro piume. L'ho visto anche con i bambini piccoli che alla quarta piuma hanno già capito cosa succede, cioè che le piume aumenteranno, no? Che si mette in moto un meccanismo, e quindi quando siamo alla fine del cerchio di galline, l'ultima gallina, la penultima gallina dice all'ultima, hai visto quella, si è tolta tutte le piume, tutte, e a quel punto l'ultima gallina, che è sempre quella più acida, no? L'ultima, lo sapete, l'ultima gallina del pollaio, quella che chiude, è quella che fa i commenti, sempre. Infatti dice, si rende conto che è una notizia. Non succede mai niente, come diceva Natalia Ginzburg nel mondo delle galline, ma non so cosa alludeva. Non succede mai niente, è una società conservatrice. Natalia Ginzburg. E l'ultima gallina si rende conto che è una notizia bomba, cioè di quelle, esce dal pollaio, va dagli altri animali, appunto, e raccontando quello che è successo nel pollaio, quindi va dai conigli, e i conigli lo dicono al cane, i cani lo dicono alla mucca, no? E quindi la voce passa di bocca in bocca, dopo essere passata di becco in becco tra le galline, passa di bocca in bocca tra tutti gli animali, alla fine l'ultimo animale dice all'alba, dopo che la notizia è viaggiata tutta la notte, l'ultimo dice, proclama, esclama che nel pollaio quattro galline si sono uccise per il gallo. E scrive Andersen, è scritto da Andersen questa la conclusione, e questa notizia fu pubblicata, infatti io ho detto ma ci sono già i giornali nel tempo di... e questa notizia fu pubblicata sul giornale degli animali, questo chiude Andersen. Ecco, è un'altra fiaba in cui il tema della verità è veramente, perché è veramente d'attualità questa, ma sapete quante notizie finiscono in questo circuito di comunicazione, anche questo è un modo in cui si manipolano le cose, no? È un telefono senza fili illegale, cioè nel quale apposta si deformano le cose e quindi... Ha un titolo questa... Ecco, giusto, perché... Vero verissimo. Sì, perché nel titolo c'è, nell'edizione integrale è proprio vero, punto esclamativo, anche qui richiama il tema della verità, come nella fiaba di vestiti nuovi, quindi ok.